Roma, secondo me, da un anno e mezzo a questa parte, aveva avuto una, non so se definirla fortuna, no? Perché non credo che sia fortuna, però, che quando c'era una giocatrice in calo, ce n'era sempre una che invece era in un momento di forma. Cioè, non segnava Giacinti anche quest'anno e faceva 4-5 gol di fila Manuela Giuliano. Non segnava non, boh, Vian e segnava Greggi. C'era qualcuno in calo e sempre qualcuno in forma. Lo stesso l'anno scorso con Andressa. Andressa aveva un ottimo momento quando magari non segnavano le attaccanti. Quest'anno cioè, da un mese a questa parte, un calo un po' generale. Cioè, quando cala una, non ce n'è un'altra che è in forma. E poi, come dicevi tu, probabilmente non so se abbiamo non sopravvalutato la rosa della Roma, però a volte dicevamo la panchina lunga, la panchina lunga, la panchina più lunga di tutte, più della Juve, però quelle che in teoria dovrebbero essere non le riserve, però non la squadra titolare, stanno dimostrando che forse non sono a livello dei titolari. No, allora, riferito a questo, intanto non sono d'accordo che hanno, in questo momento, visto che c'è il mercato che ha già agito ed è ancora aperto, in questo momento la Juve, secondo me, è passata davanti come profondità di Ok. rosa, proprio a livello numerico di giocatrici più affidabili e più pronte, ok? Ok. Sono arrivate, Parlo ricordiamo, Caligaris e Cecchini. e Cechini, Caligaris sono arrivata. molto esperta, però pronto per via sembra. Sì, però è arrivata anche una giovane Pelgander, è arrivata Bragonzi, è arrivata una certa Bison, vabbè, lei niente perché poi deve fare riabilitazione, eccetera. Però diciamo la Juve è molto più attiva, no? Da questo punto di vista sul mercato, e quindi numericamente ha implementato una rosa già importante, ma la sta ulteriormente allargando, no? Quindi a volte, per esempio, una come Cafferata, che è stato un acquisto estivo, spesso va in tribuna, cioè, perché addirittura Certo. in tribuna, ma non perché non sta bene, ma No, no, perché la rosa perché la roba è funziona. molto lunga, no? Quindi questo per dirti che io l'ho già detto e lo ripeto, la Roma deve intervenire sul mercato al 100%, ok? E secondo me non solo se entra una, ne esce una, ma anche implementandola, perché io l'ho detto l'altra volta e lo ribadisco, ha bisogno di un attaccante la Roma, un attaccante centrale con caratteristiche diverse di quelle che ha Valentina Giacinti, di quella che può avere Vien, la canadese, che si adatta, Si adatta, scusa Katia, ma non è approfitto una subito perché giocatrice, no, ma chat... non è una giocatrice No, che esatto. nasce lì, Sì, ok? certo. Però scusami, perché in chat già Moa ci chiede, avete già parlato di Serturini, no? No, non abbiamo ancora parlato di Ne Serturini parlo, e infatti, ti volevo dare lo spunto dalla Esatto, domanda. Anzi, scusa, esatto. diteci voi cosa pensate, perché Moa ci chiedi, avete già parlato di Serturini, adesso ne parliamo, dici tu cosa ne pensi. Intanto lo dice Katia. No, beh, io allora dico, intanto che ci sono alcuni tifosi che mi scrivono sempre su Instagram, in particolare uno che si chiama Desiderio, che saluto, che lui è incaulato nero perché gioca poco, perché sente che forse sul mercato, insomma, tutta una serie di considerazioni su Anna Maria, e lui proprio dice che l'anno scorso hanno vinto per merito suo, insomma, un po', diciamo, un po' di parte, no? Un po' di... No, hanno... Lei ha fatto un gran campionato proprio per merito suo, forse no. No, ma infatti ha fatto come tante Certo, è comunque stato un... un Sì. grande campionato, ricordiamo l'unica che ha segnato al Barcellona, quindi quello è stato l'apice, Sicuramente. no? Della sua stagione. Però la realtà è che sin dall'inizio della stagione è stato detto: noi abbiamo bisogno di caratteristiche diverse, se tu vuoi trovarti un'altra squadra, prego. E questo giustamente mi Ma metto non nei prego e vai a quel paese, ora non voglio essere, però cioè non è no, no. nessuno, però uno ha una squadra, ha degli obiettivi, arriva Vien che probabilmente è superiore in questo momento e le dicono guarda, che vuoi fare? Per noi non sei titolare, rimani e lei ha detto rimango e mi conquisto il posto. No, e infatti cosa ha detto oggi Spugna in conferenza? Domenica era in tribuna, perché comunque io dal primo giorno gli dico che avrebbe trovato meno spazio e ci parliamo tanto, anche col passare dei mesi gli ho spiegato che questo spazio fatica a trovarlo, e infatti lui ha detto, visto che è comunque richiesta da parecchie squadre, domenica l'ho lasciata in tribuna perché per la sua serenità e anche per, diciamo, l'equilibrio di gruppo, ho pensato che quella fosse la scelta migliore. Poi, giusto o sbagliato, ti dico, col senno di poi sbagliato, no? Visto il risultato, però Sì. poi lei ci fosse stata a disposizione e cambiava qualcosa, non lo sapremo mai. Di sicuro
io penso che se la società insieme al mister è arrivato a fare questa scelta, significa che non la vede serena, ed è normale, perché io la conosco anche, lei adora quella squadra, lei è un pilastro ed è lì dal primo giorno, quindi io capisco anche quanto possa essere in difficoltà Anna Maria a dover adesso prendere una decisione, no? Del tipo, rimango lì a tutti i costi, nonostante magari non avrò spazio, oppure no, devo trovare una squadra che mi impiega, magari anche sempre con continuità, per poi giocarmi le mie chance in nazionale. Perché qual è la squadra che avrebbe più bisogno di Sertorini? Ma allora, io ti dico, per me, per certi aspetti, l'Inter, che gioca con questo 3-5-2, e per me lei il quinto lo può fare benissimo, secondo me, io non la vedrei male, ok? A Milano. Poi è chiaro Firenze? Che... appunto, è chiaro che lei nasce terza attaccante offensiva, no? In un attacco a tre, e quindi Firenze è un'altra piazza dove potrebbe invece sfruttare questa sua caratteristica, ok? Però io la ritengo una giocatrice che in questo momento è anche un po' un bivio della carriera, lascia stare della stagione, cioè continuo a volermi sentire e a insistere che sono un attaccante esterna, punto, e tutti gli altri ruoli non li farò mai, oppure comincio già a entrare in un'ottica che forse, se vengo un pochino più arretrata, posso diventare ancora più forte di quello che sono oggi. Arretrata quanto? Anche bassa, tipo la Bergamaschi, che ha cambiato completamente a tutta fascia partendo da... Ma guarda, io credo che questa risposta, te lo dico per esperienza, no? Te lo può dire solo lei, nel senso che io mi ricordo che dovunque mi chiedevano di giocare, ho giocato e mi sono adattata ovunque, e tranne il portiere e il difensore centrale ho giocato dappertutto. Tornassi indietro non lo farei, Martina. Diresti di no. Vuoi fare? No. Sì. Sai perché? Perché quando tu sei troppo disponibile e troppo duttile, rischi di essere comunque troppo, diciamo così, sempre sì in campo, perché comunque non ti possono togliere, però in realtà non ti valorizzano mai per quelle che sono le tue migliori caratteristiche. E sei tu che lo devi sapere questo, ok? Certo, gli altri ti possono aiutare a capirlo, ok? Però realmente sei tu che capisci, no? Se ti senti più sicura quando attacchi o ti senti a tuo agio invece a fare tutta la fascia avanti e indietro e a dare il contributo in maniera diversa. Perché, aspetta Marti, al di là degli allenatori, eccetera, stiamo parlando di un 98? Sì. Cioè, stiamo parlando di una giocatrice nel pieno della sua maturità come giocatrice. Quindi non è più la 17enne che va accompagnata. Lei adesso deve lei decidere chi vuole essere da qui a fine carriera. Come ruolo intendo, ok? Perché poi dopo, quando tu sei così sicura, giocherai, non giocherai, però ti dà la serenità di dire comunque io mi sento questa. Perché sentirsi in ballo su più ruoli o sentirsi non completa, perché non sai se sei un attaccante, se sei un difensore, se sei un trequarti, se sei un esterno a tutta fascia, ti dico per esperienza che non aiuta. Quindi io a lei... mi sento solo di dargli un consiglio: chiarisci che ruolo senti per te, tutto il resto è una conseguenza. Anche decidere di stare a Roma e magari giocare poco, oppure andarsi a giocare le sue chance da un'altra parte, ok? Perché lei ha questa forza, è talmente adattabile che può giocare in tante situazioni ed essere utile a tante squadre. L'Inter ha dato proprio Son Stevold alla Roma, e quindi comunque come quinti una giocatrice in più non sfigurerebbe, nel senso che potrebbe anche servirgli. E poi al tempo stesso, la Fiorentina ha già preso Janogi, però un ulteriore attaccante che faccia solo l'attaccante, perché vabbè, lì non giocano coi quinti, quindi non c'è rischio, potrebbe essere una soluzione. Ma secondo me è lei che deve decidere, capire che giocatrice vuole continuare a essere. Lo vuole fare da grande. Sai, ci sono questi momenti, no, nella carriera dove... Sì, però scusami, non ci sono anche degli allenatori che magari ti dicono: guarda, che secondo me è questo ruolo, sai farlo, io ti ci vedo, prova,
cioè, che lo fanno anche per il tuo bene, no? Che magari ti dicono, certo. È chiaro, un conto che è che se fai l'attaccante e ti dicono vai a fare il difensore centrale, però quando fai l'esterno, difendere non è attaccare, scopriamo l'acqua calda, però giocare a tutta fascia, cioè i gol se capita li fai uguale, se sei brava, non so, io poi sono molto fan di Anna Maria, anche come persona, una ragazza dolcissima, è una bravissima persona, è educata, è sempre disponibile, è un amore Anna Maria, quindi proprio le auguro tutto il bene del mondo. Deve andare anche in un posto che le dà delle garanzie, perché se deve andare a far panchina da un'altra parte, tanto vale stare a Roma. Io sono rimasto un po' male, mi è dispiaciuto, perché sinceramente contro il Napoli, quando poi ha giocato dall'inizio, io speravo che facesse bene, ma per se stessa, perché non deve essere facile, come dicevi tu, non deve essere un momento di serenità. Tra l'altro, appunto, in chat ci ha risposto anche Mo, secondo me se il Torino deve trovare un'altra squadra, la Fiorentina sembra quella adatta a lei se la Viola si qualificasse in Champions. No, allora, la Viola in Champions, lo dico oggi, anzi l'ho già detto da un mese, al 100% la Viola va in Champions. No, scrivete tutti, segnate tutti. Sì, ma guarda, ricordiamoci, vanno in tre. Quindi al 100% le Viola quest'anno vanno in Champions, sono pronta a scommetterci. L'ho detto un mese fa, lo riconfermo adesso e non ho dubbi. Vabbè. Tu hai dei dubbi? No, approfittiamo per guardare la classifica. No, ok, guardiamo. Anche per quello, sì, anche certo. Per quello. No, io non ho dubbi, grazie Max. Anche perché appunto, scusa un attimo, poi ti lascio parlare. Vanno le prime tre. Vanno le prime tre e recuperare 11 punti. No, sono tanti. Sono tanti anche perché, attenzione, è vero che dopo c'è chiaramente la push scudetto e può succedere ancora tutto, però 11 punti sono veramente tanti, veramente sì, tanti. 11 punti sono tanti e Fiorentina sta facendo un grande campionato. Comunque e quindi ci va in Champions? Sì, penso. Ora mi sento di dire come te al 100%, mi sembra un po'... Però sì, penso anch'io che sia l'anno buono. E poi, aspetta, classifica dice meno 2 dalla Juve, meno 5 dalla Roma. E nelle prossime due settimane c'è Juve-Fiorentina e Roma-Juve, giusto? Sì, quindi... ma infatti, esatto, dopo vi guarderemo quello, sì, no? Sì, dopo faremo tutto il... Esatto,